Benissimo, possiamo incominciare. Benvenuti, benvenuti a tutti quanti. Grazie di essere con noi, a chi si è collegato, ai nostri relatori. Questo webinar nasce appunto all'interno di un progetto realizzato con un finanziamento del Ministero degli Esteri nell'ambito del quarto piano di azione nazionale su donne, pace e sicurezza. E che vede appunto il CESP impegnato già da alcuni anni. Già 2 anni fa avevamo realizzato che era centrato sul ruolo delle donne nelle primavere arabe in Sudan e in Algeria, ed è all'interno di un'attenzione che il CESP ha rispetto all'area del Mediterraneo allargato, che per noi, ma in generale per l'Italia, rimane un'area estremamente strategica per l'Italia e per l'Europa, e l'Italia può giocare, anzi deve giocare, un ruolo sempre più attivo dal nostro punto di vista in quest'area. Quest'anno abbiamo scelto la Tunisia come focus di analisi, paese storicamente legato a noi, ma centrale in quest'area anche per i processi che ha coinvolto questo paese sin dalle primavere arabe e poi soprattutto in quest'ultimo periodo, e il focus del progetto è proprio su questo, in relazione al ruolo delle donne. Anche quest'anno appunto abbiamo scelto come metodologia di lavoro una metodologia che in qualche modo unisse un lavoro di ricerca, un lavoro di ascolto, di dialogo sul campo, con le protagoniste di questi processi. Questo perché crediamo importante anche il ruolo di quello che può essere un ruolo di una narrativa rispetto a ciò che accade. Quindi non solo la ricerca scientifica e la riflessione, ma anche gli aspetti narrativi. Oggi presenteremo anche un lavoro che sta alla base appunto di questa ricerca di dare voce alle protagoniste, e presenteremo poi quelle che sono le conclusioni del lavoro di ricerca sotto forma di linee, proposte di policy per l'Italia. E uno degli obiettivi di questo seminario non è tanto quello di presentare solo i risultati della ricerca che abbiamo condotto, ma anche e soprattutto di avviare un dibattito, una discussione che possa centrare proprio su quello che è il ruolo dell'Italia nel sostegno di questi processi. Quindi un seminario che vuole essere anche arricchente rispetto a quello che è il lavoro fatto e lo completi. Io appunto mi fermo qui ringraziando anche l'ambasciatrice Mirakian che sarà con noi e proverà a tirare un po' le fila del discorso, e ora lascio la parola a Lorenzo Coslovi, coordinatore di tutto il progetto dell'attività di ricerca. Buongiorno a tutti, in realtà rimbalza la mia parola immediatamente alla ministra Viaggiotti, perché possa anche lei intervenire, ringraziandola per la disponibilità, per la reiterata disponibilità, visto questo modo di incontrarci, e lascio a lei la parola. Grazie, buonasera, sono molto felice di intervenire anche oggi, dopo la precedente riunione, all'evento finale di questo progetto, che, come già è stato ricordato, è stato realizzato nell'ambito delle iniziative finanziate dal Ministero degli Esteri per l'attuazione del quarto piano di azione nazionale adottato in ottemperanza alla risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E vorrei davvero ringraziare il CESP per aver realizzato questo progetto di grande rilievo per noi, per il suo focus sul ruolo delle donne in un paese così fortemente interrelato con l'Italia in molti ambiti come lo è la Tunisia. Poi il collega Filippo Colombo parlerà più nello specifico di questo, degli aspetti bilaterali. E
Da parte mia, come focal point per donne, pace e sicurezza, e permettetemi di ricordare l'importanza per l'Italia di questa risoluzione adottata nel 2000, che ha cambiato profondamente il modo di l'approccio nella visione sino a quel momento riduttiva delle donne nei conflitti, sia menzionando l'impatto sproporzionato delle guerre sulle donne, sia rivendicando il ruolo che le donne devono, possono e devono avere nella risoluzione dei conflitti. E il nostro paese ha sostenuto sin dall'inizio questa risoluzione, adottando vari piani nazionali, e siamo, come già ricordato, al quarto piano nazionale. E in tutte le nostre azioni grande rilievo è stato sempre assegnato al ruolo della società civile per promuovere l'agenda, e al punto che a partire dal terzo piano nazionale sono stati stanziati dei fondi ad hoc appunto per il finanziamento di iniziative che vedono come protagoniste e coinvolgono le organizzazioni della società civile. E penso che il progetto del CESPI sia una importante dimostrazione di questa l'importanza di questa interazione. E visto che parliamo di Tunisia, ci tengo a menzionare un progetto al quale l'Italia tiene particolarmente e che ritengo possa stabilire delle importanti sinergie anche con il progetto che trova la sua conclusione oggi, ma che continuerà negli auspici degli organizzatori, come già avete ricordato. E si tratta dell'istituzione della rete di donne mediatrici nel Mediterraneo, che abbiamo istituito nel 2017 durante il nostro mandato nel Consiglio di Sicurezza, proprio per promuovere la partecipazione delle donne ai processi di pace e agli sforzi di mediazione in una regione che è fondamentale per noi e per la stabilità e la sicurezza globale. Questa rete riunisce un gruppo adesso di oltre 60 donne mediatrici qualificate provenienti da 21 paesi delle diverse sponde del Mediterraneo, e dal momento del suo lancio è molto cresciuta in termini di partecipazione, di competenze, anche grazie al training la capacità di networking che è stata sviluppata tra le varie partecipanti. Sono state anche istituite delle antenne locali e stiamo lavorando per crearne delle nuove per estendere il progetto ad altri paesi. E intendiamo quindi continuare a lavorare con grande convinzione e dedizione per raggiungere risultati concreti sulla partecipazione delle donne nella regione mediterranea, e faremo quindi senz'altro tesoro delle raccomandazioni contenute nel paper presentato oggi, anche quello che emergerà dal dibattito di oggi, e per questo vorrei ancora ringraziare il CESPI. Grazie. Grazie mille, Ministra, grazie per averci ricordato l'importanza dell'agenda per l'Italia e per aver richiamato anche iniziative che sicuramente possono essere sinergiche e che dovrebbero essere, diciamo, sinergiche anche in un'ottica di proseguo delle attività. E allora passerei immediatamente la parola al consigliere Colombo, capo ufficio decimo appunto della Direzione Generale Area MENA del MAECI. Se ci sente. Sì, senz'altro. Buonasera. Buonasera. Grazie mille, un saluto a tutti, in particolare all'ambasciatrice Milakian, che è stata una delle nostre grandi ambasciatrici per diverso tempo, una delle prime donne ad aver raggiunto tali livelli nella nostra carriera. Dunque, volevo solamente... Allora, io sono il capo dell'ufficio Maghreb, comunque mi occupo di alcuni paesi del Nord, dei quattro paesi di quello che noi consideriamo il Nord Africa, dunque passiamo dal Marocco fino alla Libia, e dunque la Tunisia è sicuramente tra questi paesi, è sicuramente il paese più piccolo e forse quello che attira meno l'attenzione, però è sicuramente
un paese per noi cruciale per diversi motivi. Innanzitutto, la Libia è forse, scusate, la Tunisia è sicuramente il paese che in questo momento sta attraversando forse alcune maggiori difficoltà, ovviamente a parte la Libia. Perché? Perché praticamente dopo essere stato per diversi anni considerato un po' il poster child del posto primavera arabe, è entrato in un periodo di profonda crisi, prima di tutto economica e sociale. E stiamo parlando del 2018-2019. Su questo poi si è impiantato il Covid e infine ovviamente la crisi ucraina. Quello però che va detto è che accanto a questa crisi economica e sociale ha anche poi comportato in realtà una crisi politica, vale a dire perché? Perché dopo gli scontri e le proteste del 2013-2014 che avevano portato a una riforma della Costituzione, a una nuova Costituzione di impianto più parlamentare, di fatto si è potuto constatare che le istituzioni non hanno mai veramente funzionato. Non hanno mai veramente funzionato, per cui quando poi Kais Saied nel 2021 ha fatto quello che alcuni chiamano colpo di Stato, che comunque sicuramente può essere visto come la fine del regime parlamentare, perché di fatto ha sospeso le attività del Parlamento e poi quest'anno l'ha ufficialmente sciolto, ecco che noi ci ritroviamo adesso in una situazione in cui domani ci saranno delle elezioni parlamentari che dovrebbero essere la conclusione di un processo politico che lo stesso Saied aveva avviato nel 2021. Ora, questo ovviamente per noi, accanto a questo c'è la situazione economica e la situazione sociale. La situazione economica, noi speravamo che l'accordo a livello di staff che era stato raggiunto col Fondo Monetario Internazionale potesse aprire uno spiraglio positivo, dopo anni di notizie molto preoccupanti che addirittura facevano, ovviamente sarebbe stato anche economico, infine sociale. Purtroppo allo staff agreement del Fondo Monetario Internazionale non fa seguito la firma dell'accordo. La firma dell'accordo era prevista per il 19 dicembre, dunque a ridosso, la settimana prossima, è stato rinviato per una serie di motivi, prima di tutto perché non ci sono stati i finanziamenti promessi da altri donatori internazionali che dovevano intervenire, e stiamo parlando innanzitutto di finanziamenti da parte di paesi del Golfo che hanno fatto delle promesse che non sono state per ora mantenute. E poi, ovviamente, accanto a quello, vi è anche il fatto che lo stesso presidente Saied ha delle esitazioni a prendersi politicamente la responsabilità delle dolorose riforme che dovrebbero implicare poi l'accettazione di questa linea di credito del Fondo Monetario Internazionale. Ora l'Italia è intenzionata a fare la propria parte, come donatore, è pronta a sostenere anche, dare anche di sostegno al bilancio, ovviamente legati poi alla definitiva firma e dunque entrata in vigore dell'accordo Fondo Monetario Internazionale, però è evidente che quando parliamo di Tunisia non possiamo nascondere le nostre preoccupazioni rispetto alla obiettiva involuzione politica del paese, perché qualsiasi cosa si possa dire rispetto a quello che Kais Saied ha fatto nell'ultimo anno, che è popolare, continua a essere molto popolare, che la classe politica è discreditata, eccetera, eccetera, sta di fatto che lui ha adesso introdotto un sistema iperpresidenzialista che non ha quelli che vengono chiamati solo i classici checks and balances di un sistema comunque che dovrebbe essere di un normale sistema democratico, ha reagito molto male alle osservazioni molto ragionevoli, francamente, di diversi organismi internazionali indipendenti come la Commissione di Venezia, e adesso con un'opposizione fondamentalmente inefficace che ha deciso di boicottare sia il referendum costituzionale che le elezioni di domani, lui ha praticamente la strada spianata per creare un sistema
nel quale lui accumulerà gran parte del potere. KSI è un grande mistero per molti, è difficile avere un'interlocuzione con lui, dunque quali siano le sue vere intenzioni non si riesce francamente a capire. Dunque tutti gli abbiamo dato, diciamo, il beneficio del dubbio, sta di fatto che effettivamente sta creando un impianto istituzionale piuttosto accentratore. In tutto questo, ovviamente, uno dei grandi misteri è che cosa succederà da un punto di vista, diciamo così, delle riforme che hanno anche un impatto sulle donne, perché prima di tutto effettivamente la Tunisia sta attraversando un periodo di, diciamo così, vera e propria crisi sociale legata alle difficili condizioni economiche. Dunque è abbastanza facile capire come tutti gli avanzamenti che erano stati fatti nel corso degli anni, ad onore del vero anche prima della rivoluzione del 2011 riguardo alla condizione delle donne, sono stati un po' anche rimessi in discussione sia dal Covid che adesso, diciamo così, da questa involuzione politica, per cui bisognerà vedere esattamente quale ruolo vorrà dare alle donne. È vero che ha nominato una donna primo ministro, è vero che per parecchio tempo la figura più vicina a lui, anche se adesso si è ormai allontanata, è una donna, Nadia Kash, è anche vero che di fatto non nelle diciamo così, nelle sue nella nuova impianto istituzionale, che forse non vi è tutta questa attenzione nei confronti della parità di genere. Dunque noi ovviamente come Italia abbiamo assolutamente l'intenzione come donatori di continuare a focalizzarci sul ruolo delle donne, visto che poi tra l'altro è ancora più importante in un passaggio così difficile da un punto di vista sociale. Però è anche altrettanto evidente che come donatori internazionali non intendiamo assolutamente ridurre il nostro impegno nei confronti della Tunisia. C'è anche da dire che purtroppo quello che sta succedendo politicamente potrebbe avere un impatto sui donatori internazionali. Questo è una cosa che è innegabile. Sappiamo che per esempio gli Stati Uniti potrebbero fare di più, ma hanno dei problemi anche istituzionali, vale a dire i dubbi che quello che KSI sta facendo sta sollevando parecchi dubbi, per esempio, nel congresso americano. Credo di non svelare nulla nel dire che anche all'interno dell'Unione Europea si stanno levando sempre più voci preoccupate nei confronti dell'evoluzione politica in Tunisia, e questo effettivamente, visto che l'Unione Europea è comunque uno dei grandi donatori in Tunisia, questo potrebbe anche lì creare dei problemi. Ora, noi come donatori non riteniamo che questa sia una buona strada da percorrere. Il collasso economico e sociale di un paese non può certamente essere uno scenario da contemplare. Dunque non riteniamo che si debba andare per questa strada, sta di fatto che sicuramente nei prossimi mesi e anni ci sarà parecchio lavoro di convincimento da fare anche presso gli altri donatori internazionali. Grazie. Molte grazie, e molte grazie per l'intervento e soprattutto per la esaustività dell'intervento, che ha centrato, diciamo, i temi più importanti effettivamente, no? Una crisi sociale, una crisi economica che si accompagna anche a una crisi politica e che pone delle domande e dei dubbi anche rispetto alla modalità di intervento, nella costanza dell'impegno che l'Italia ovviamente ha verso la Tunisia per legami storici, economici, culturali, semplicemente anche di mobilità. E io credo che l'intervento sia importante anche declinato rispetto all'importanza dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza in questa determinata situazione. Oggi facciamo questo incontro alla vigilia delle elezioni, che è assolutamente casuale, nel senso che è dettato dal fatto che questo era l'unico giorno che si riusciva a fare, però speriamo che porti fortuna, esattamente. Però come elemento, diciamo, di riflessione, effettivamente l'impatto che il deteriorarsi della situazione politica ed economica può avere sui diritti delle donne è un impatto forte,
ed è purtroppo chiaramente in un momento di contrazione dei diritti, i diritti delle donne rischiano di precipitare in secondo piano rispetto a delle urgenze che sono avvertite dalla popolazione come urgenze prioritarie, in un momento in cui appunto la crisi economica si traduce in disoccupazione, si traduce in mancanza a tratti, quantomeno diciamo anche dei beni di prima necessità. C'è un elemento, se vogliamo, di interesse anche positivo, che è quello che anche in questa situazione, come stanno dimostrando appunto le elezioni che si terranno domani, il tema dei diritti delle donne è stato capace di agglutinare o comunque di attrarre intorno a sé una parte importante dell'opposizione che non ritiene queste elezioni frutto di un processo democratico. Quindi se dall'altro questo sicuramente segnala un pericolo in termini di involuzione di diritti, la stessa legge elettorale in questo parla chiaro anche, se vogliamo, il discorso pubblico del Presidente, che è un discorso che si incarna, diciamo, che incarna una visione tradizionalista della società in cui uomo e donna hanno dei ruoli prestabiliti e ben chiari, e che spesso mira anche, se vogliamo, diciamo, a creare delle fratture all'interno di tutti quei movimenti che lavorano in prospettiva di difesa del diritto delle donne. Però dall'altra ha anche appunto un elemento di ottimismo, se vogliamo, nel senso che questa attenzione ai temi e ai diritti delle donne riesce ancora a catalizzare e a essere elemento di mobilitazione della società. Quindi grazie ancora, consigliere. Io passerei a questo punto la parola ad Arianna Poletti e Arianna Pagani, che sono esponenti del collettivo FADA e che insieme al CESPI hanno contribuito alla realizzazione di due output di questo progetto, il lavoro di ricerca e il lavoro di raccolta di voci e testimonianze dal campo. Su questo mi permetto di aggiungere, come già il direttore ha sottolineato, quanto noi riteniamo importante questo tipo di lavoro più divulgativo, più immediato, perché riteniamo che sia un modo importante di promuovere i temi legati all'agenda donne, pace e sicurezza. Quindi, che ha tra i suoi obiettivi appunto proprio quello di promuovere l'agenda e farla conoscere, che è uno dei temi, diciamo, che anche dal lavoro di campo e dalle esperienze personali abbiamo notato essere più difficile. Quindi lascio volentieri la parola ad Arianna Poletti e Arianna Pagani, nell'ordine che loro preferiscono. Eccoci, buongiorno a tutti e a tutte, grazie mille. Mi sentite? Sì. Ok. Allora, io vi parlo da Tunisi, appunto, quindi siamo insomma qui in Tunisia, ho una connessione che non è stabilissima, spero che funzioni, ma in caso insomma non esitate a interrompermi. Come ha detto Lorenzo, siamo Arianna Poletti e Arianna Pagani, rappresentiamo il collettivo FADA, un collettivo di giornalisti e giornaliste indipendenti che lavorano principalmente sul campo e sugli esteri. Io vivo qui in Tunisia, dove lavoro appunto come giornalista da ormai 3 anni e insieme non solo ad Arianna Pagani, che è qui con noi, ma anche a Daniela Sala, che ci teniamo a citare, abbiamo realizzato questo web doc che vuole accompagnare tutto questo lavoro anche di ricerca che è stato fatto sull'agenda donna, pace e sicurezza qui nel paese. La nostra idea, che è un po' anche il nostro metodo di lavoro ed il nostro ruolo, è quello di cedere il microfono e andare a sentire quelle che sono le voci di queste donne che raccontano tanto, non soltanto della propria posizione, ma anche di quello che è il contesto che raccontavamo poco fa di questo paese, che è un contesto purtroppo, anche se questa parola può essere declinata in mille modi, instabile e in continuo cambiamento, e sicuramente quello che ci hanno raccontato spiega meglio di come lo possiamo fare noi questa crisi economica e sociale che proviamo a descrivere.
avere. Sicuramente appunto è in questo contesto che bisogna inserire anche una riflessione sulle politiche di genere e il ruolo delle donne in questo paese. Per farlo, poi credo che abbiate tutti modo di scorrere il web doc che ormai è online, abbiamo deciso di suddividere questa piattaforma in tre parti. La piattaforma si intitola Mobilizing Women Tunisia, quindi è un modo insomma per riassumere questo insieme di questo coro di voci e che appunto si dividono in voci istituzionali, quindi figure che in qualche modo ci hanno raccontato quello che è il percorso delle riforme delle politiche di genere in politica all'interno dell'agenda appunto dei governi che si sono susseguiti in questo paese fino ad arrivare appunto alla situazione attuale e alle elezioni di domani. Abbiamo dato la parola a Nezi Halabidi, che è un ex ministra degli affari della donna e della famiglia, che ha avuto un ruolo proprio nell'implementare questa agenda, questo progetto, questo piano nazionale d'azione, e che è stata ministra quando una delle leggi più importanti sulle questioni di genere è stata approvata nel paese, cioè quella sulla violenza contro le donne. Quindi ci sembrava importante, ecco, includerla, e soprattutto questo vale per tutte le altre voci, ci sembrava importante focalizzarci non solo sul periodo 2011, che è stato tanto raccontato, ma provare a spostarci anche un po', a spostare un po' questo asse temporale verso il periodo più attuale, e cioè dal 2017, quando è stata approvata questa legge molto importante, in poi con anche appunto voci che fanno proprio riferimento ai nostri giorni. Abbiamo poi incluso Leila Meriah, che è una rappresentante del sindacato, ex sindacato unico UGTT, che ha un ruolo politico centrale nel paese e che appunto si sente spesso nominare in questi giorni, proprio perché in qualche modo ha adottato una posizione abbastanza insolita rispetto alle elezioni legislative che si tengono appunto domani. Leila Meriah ci ha raccontato la situazione dal suo punto di vista, dal punto di vista di una donna che ha partecipato ed è stata interna proprio a questo sindacato. C'è poi la voce di Membe Mohammed, che è un ex deputata, ex membro dell'Assemblea Costituente tunisina, che è stata membro anche del partito Ennahda, perché abbiamo comunque voluto dare la parola a tutte le aree politiche. Ovviamente non avevamo modo di includerle tutte, ma a aree politiche diverse, per far capire che appunto la questione delle politiche di genere, dell'inclusione delle donne non corrisponde ad un'area politica, ma è un dibattito trasversale. Abbiamo poi le voci, appunto, inserito queste voci delle attiviste, che sono tre personaggi che sono abbastanza conosciuti all'interno dei movimenti della società civile tunisina. Hamal Awet, che è l'attivista che ha lanciato il movimento Enaseda, un movimento, il MeToo tunisino, possiamo dire, che è un movimento importante perché appunto non è rimasto solo online sul web, ma è proprio uscito dal web e ha portato a un processo molto molto importante, che è stato un po' una prima qui nel paese. Nujood Rejbi, giornalista, autrice di un podcast sui femminicidi, che ha provato a fare insieme a tutta una serie di associazioni appunto della società civile, tra cui Avocats Sans Frontières, un conto di quelli che sono stati i femminicidi nel paese, perché non ci sono dati ufficiali, e quindi questo è stato il suo lavoro che abbiamo voluto includere. E Bushra Triki, che proprio nei giorni in cui noi giravamo insieme a raccogliere queste voci, ha organizzato un festival femminista che in qualche modo ci racconta come sì, con difficoltà si continuino a portare avanti dei progetti anche legati all'emancipazione delle donne e appunto alla questione delle politiche di genere, anche in questo contesto in cui in qualche modo avere una voce politica, una voce critica, diventa sempre più complesso. E infine, e poi lascio la parola alla mia collega, che magari ci racconta un po' di più perché abbiamo scelto questo formato e come può essere utile anche per volgarizzare e rendere accessibile queste voci, farle uscire un po' dai soliti giri, ci siamo concentrate su quelli che sono i progetti e abbiamo seguito tre donne che
che sono portavoce di progetti di cooperazione che in qualche modo alcuni molto interni e legati al contesto tunisino, molti altri che raccontano anche quelli che sono i rapporti tra Italia e Tunisia. Abbiamo l'Elakmar che insomma gestisce una cooperativa femminile molto grande, molto importante nel paese, che ci ha accolto all'interno di questa sua cooperativa e a cui abbiamo dato la parola. Stadia Mosbah, che è fondatrice dell'associazione antirazzista Mnemti e che insomma porta anche la voce delle donne nere, quindi un'altra sfumatura all'interno di questo panorama, appunto di questo coro di voci delle donne. E infine abbiamo Wasila Saidi, che credo sia anche connessa qui, e che rappresenta Anolfe, che appunto fa un gran lavoro sulla questione dei rapporti tra Italia e Tunisia e quelli che sono i progetti di inclusione anche lavorativa di tunisini in Italia e regolare, migrazione regolare. Questo poi io vi invito a seguire, a scorrere questo web doc, che ovviamente è una sorta di sito di presentazione poi anche di quello che è il rapporto che è stato fatto dai colleghi ricercatori e che insomma vi invito a leggere, perché sicuramente è più completo poi delle voci che noi abbiamo raccolto tramite scrittura, video e audio. E lascio la parola ad Arianna Pagani, che magari può aggiungere due note e mostrare anche, credo, un video che vi dà è un piccolo teaser di quello che è stato il nostro lavoro. Grazie. Grazie Arianna, intanto grazie a tutti per questa occasione, grazie anche a Lorenzo per aver organizzato il tutto e coordinato. E sì, mi aggiungo proprio su quest'ultima parte, cioè l'importanza anche di unire ricerche e quindi lavoro dei ricercatori con un lavoro proprio sul campo, che è poi quello che facciamo noi come collettivo di giornalisti e giornalisti, cioè andare sul campo a raccontare. Raccontare sul campo lo si fa in tanti modi diversi, il programma giornalistico odierno non è dei più facili e quindi quello che noi cerchiamo di fare è di andare sul campo e tenere sempre in considerazione il fatto che stiamo parlando con delle persone prima di tutto, e che soprattutto noi andiamo e poi torniamo, quelle persone sul campo ci rimangono, no? Perché comunque in questo caso sono state 10 donne che abbiamo raggiunto, con cui siamo entrate con un certo tipo di intimità, proprio per riuscire a raccontare nel miglior dei modi, no? Le loro storie. E quello che per noi è stato essenziale fare è stato proprio di renderle in tutta la loro dignità, in tutta la loro, nel miglior modo in cui potevamo appunto proporle. E questo è venuto fondamentalmente grazie a questo progetto, che quindi questa realizzazione di un web doc multimediale che si può scorrere, diciamo possiamo, che è quello che più o meno state vedendo o vedrete a breve, che è composto da 3 sezioni, che sono quelle che l'Arianna ha appena descritto, quindi i progetti sul campo, le attiviste e le voci istituzionali. Ogni sezione, per ogni sezione c'è il ritratto di ogni donna con cui abbiamo parlato, e all'interno di ogni profilo abbiamo realizzato appunto una parte di testo che è un po' l'introduzione, che racconta un po' appunto la storia e la voce di queste donne, e le interviste, che sono interviste o audio o video. E poi adesso chiediamo anche loro se ci sarà conferma di poterne vedere una. E rimango molto sull'importanza appunto di dare dignità e voce a queste donne, di cambiare anche la narrativa soprattutto, quindi basta, cioè, di smetterla anche di far vedere queste donne come vittime di un sistema o che altro, ma di far vedere tutta un altro tipo di, anche di femminismo, che sta specialmente nascendo in Tunisia, che è molto forte. Abbiamo visto parlando con Bachra Triki, l'abbiamo visto con Nujud, l'abbiamo visto con Amal, anche di generazioni diverse che si mettono in confronto, cioè insomma è stato molto, molto interessante anche per noi sviluppare questo sito per riuscire, no, a capire come uscire e scardinare le solite appunto narrazioni classiche, quindi di donne che proprio raccontate sempre con un determinato modo, e appunto raccontarle per come poi abbiamo avuto anche modo di conoscerle. Non so se adesso c'è modo di vedere il video o se è una cosa che lasciamo poi alle persone, chi ci sta guardando ci seguirà. Il sito comunque è gratuito, intanto giusto diamo due
info sul sito, è gratuito, è libero, quindi si può, è accessibile a tutte e a tutti. È un sito tra l'altro molto interessante che si può sfruttare tantissimo per tutto quello che è l'educational, quindi laddove si vuole andare nelle scuole per raccontare anche la ricerca che è stata fatta dai ricercatori e da ricercatrici. Può essere molto interessante perché a livello di, cioè, oggi il mondo è immagine, tutti scriviamo delle immagini, le immagini sono ovunque intorno a noi, i social network comunque hanno aperto il famoso vaso di Pandora delle immagini, e quindi un sito come questo può aiutare molto nel raccontare, nel dare dati e nell'andare in approfondimento, no? Specialmente del ruolo di queste donne all'interno della società tunisina. Quindi è sicuramente è uno strumento molto, molto interessante da utilizzare. Io non so quanto tempo abbiamo, se possiamo far vedere il video. Sì, grazie mille Arianna. Guarda, se riuscite voi dovreste poter condividere voi lo schermo, dovreste essere abilitata la condivisione dello schermo, quindi potete farlo vedere voi direttamente. Se avete difficoltà invece possiamo passare la parola ad Aurora e intanto proviamo a vedere se risolviamo. Però credo che voi possiate farlo, Sì, allora riesci tu, Mari? Provo io. Se lo vedete a scatti, perché non so se poi di solito quando si fa la condivisione di schermo può essere qua da un po' a scatti, ma ci proviamo. Massimo mi dici e lo fermo. Allora, datemi un secondo che vi condivido. No, non posso condividere il mio schermo. Mi dice che non sono abilitata. Adesso proviamo a vedere se... Adesso dovresti poter condividere. Sì, esatto. Ok. Vediamo se funziona anche l'audio. Et la parole et surtout mettre en lumière ce sujet-là parce qu'on n'a absolument rien en Tunisie dessus, quoi. Et donc maintenant, on est très fiers d'avoir cette... Magari riparti da capo che sta caricando, magari... Non mi va... Sì, c'è la connessione anch'io un po' debole, scusate. Proviamo a condividere noi lo schermo, qua dalla centrale, diciamo. Aspetta, se no provo in un altro modo, se no arrivo subito. Il bello della diretta, come si diceva una volta. Sì, aspetta che forse... Andiamo all'origine. Non si carica. Allora, altrimenti proviamo noi un attimo. Vediamo se riusciamo a risolvere questa... inconveniente tecnico, che ultimamente gli inconvenienti tecnici ci... Prego. Ma non lo sento. Va bene, io direi che proviamo a risolvere, intanto adesso sì, l'audio, proviamo a risolvere
e eventualmente lo facciamo vedere dopo l'intervento di Aurora. Vi ringrazio per Arianna, grazie per aver ribadito ulteriormente, diciamo, l'importanza di questo esercizio, diciamo, di divulgativo e di raccolta di voci dal campo, no? Che sono probabilmente molto più immediate nel rendere la complessità, o senza avere nessuna pretesa, diciamo, di essere complete, però quantomeno danno un'idea di quanto la realtà sia composita e di quanto, no, la partecipazione all'attivismo delle donne si declini in maniera diversa e in ambiti diversi, e quanto sia importante anche per la promozione dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza questo tipo di lavoro, per la sua immediata fruibilità. Invece, passando al versante della ricerca, meno immediata e probabilmente anche meno diffusa poi in termini di persone raggiunte, lascio la parola ad Aurora. Qui chiedo, perché siamo un po' purtroppo non in ritardo, ma siamo giusti con i tempi, quindi di rimanere in 10 minuti, un quarto d'ora, d'accordo? Subito, un passo di qua. Grazie. Voilà. Mi sentite? Ok? Non so. Vado? Ok. Allora, sì, dunque, innanzitutto una premessa rispetto alla metodologia di lavoro e anche alla, diciamo così, introduttiva anche alla presentazione dei principali risultati. Dunque, noi abbiamo voluto aprire una panoramica su quella che è stata l'evoluzione dei diritti, diciamo, delle donne pre e post 2011, seguendo anche la linea, diciamo, dell'evoluzione del femminismo tunisino nello stesso periodo, cercando anche di fotografare, anche attraverso dei dati, l'evoluzione della partecipazione politica e economica delle donne in Tunisia. Per fare questo, chiaramente, abbiamo adottato una metodologia, diciamo, che si è diramata in due assi. Quindi il primo è stato quello della ricerca desk, e il secondo è stato quello della ricerca sul campo, che anche per noi, come per le ragazze Arianna e Arianna del collettivo FADA, è importantissima, e seppure chiaramente nei tempi strettissimi di questo progetto, abbiamo voluto cercare di inserire. Quindi abbiamo comunque sentito tramite interviste face to face, poi successivamente anche da remoto, rappresentanti di organizzazioni internazionali, attiviste impegnate nella difesa dei temi di genere, associazioni che lavorano per la difesa dei diritti delle donne. Bene, fatta questa premessa, passando velocemente ai contenuti, vabbè, come è già ampiamente noto, chiaramente nel post 2011 il processo di transizione verso la democrazia della Tunisia ha, diciamo così, portato degli sviluppi legislativi in materia di diritti delle donne, grazie anche soprattutto alla presenza delle donne nella rivoluzione. Chiaramente l'attivismo femminista non è semplicemente, non nasce post 2011 o nel 2011, ma è comunque un attivismo che è tradizionalmente radicato in Tunisia, semplicemente, diciamo così, pur semplificando, mi rendo conto, diciamo, l'azione delle principali associazioni, diciamo, più strutturate era stata, diciamo così, perimetrata nell'alveo istituzionale, quindi precedentemente al 2011 soprattutto in via strumentale e funzionale alla legittimazione dei regimi al governo. Nel periodo post-rivoluzione sicuramente si può dire che una fase pluralista di più anime ha aperto anche una fase nuova di dialogo tra le varie associazioni, che hanno comunque spinto, nonostante anche le successive fasi di instabilità politica, hanno spinto affinché alcune riforme fossero adottate, quindi parliamo della Costituzione del 2014, della legge che garantiva la parità orizzontale e verticale della legge elettorale, la legge 58 che ricordava prima Arianna contro la violenza di genere, e infine anche il piano d'azione nazionale su donne, pace e sicurezza, su cui, insomma, mi soffermerò un po' di più, perché, diciamo, è stato il focus anche principale della nostra ricerca. Allora, diciamo che la Tunisia, pur non vivendo una fase di conflitto vivo,
come del resto anche l'Italia, ha adottato la risoluzione 1325 nell'ottica di garantire la pace e la sicurezza durante il processo di transizione verso la democrazia, diciamo così, nell'ottica, cercando di adottare l'approccio di genere a tutti i livelli per prevenire i rischi principalmente legati all'estremismo violento e alla radicalizzazione. Ora è chiaro che diciamo, l'agenda Donne, Pace e Sicurezza è plasmata in Tunisia anche e soprattutto dalla sua posizione geografica, perché diciamo, trovandosi vicino al contesto libico e al contesto subsahariano, è chiaro che ne subisce anche, voglio dire, le conseguenze, come per esempio alcuni flussi migratori dalla Libia, soprattutto dal 2015, e anche nello stesso periodo diciamo così, esacerbarsi anche degli episodi di violenza e terrorismo nel paese. Diciamo che possiamo sicuramente dire che la stesura, diciamo, di questo piano è nata nei due anni precedenti, anzi le consultazioni sono nate, scusatemi, nei due anni precedenti, nel 2018, seguendo un approccio comunque partecipativo che ha incluso sia alcuni ministeri che associazioni della società civile, ed è stato anche, diciamo, coordinato materialmente e tecnicamente rispettivamente dal governo della Finlandia, quindi dalla Repubblica della Finlandia e da UN Women. Allora, i principali assi della risoluzione del piano d'azione nazionale tunisino chiaramente includono quello della prevenzione, della protezione, della partecipazione, dell'assistenza e della costruzione alla pace, infine quello della comunicazione, che è proprio un aspetto invece tipico e specifico del piano d'azione tunisino. Allora, i principali assi che prevede la risoluzione della comunicazione tunisino, chiaramente invece e la produzione mediale per combattere la violenza di genere e l'estremismo violento. Ora, diciamo che se l'asse della prevenzione e della protezione sono assi che comunque sono già dell'expertise che si presenta comunque, prevedevano la